In questo periodo di emergenza coronavirus la tecnologia ci aiuta, infatti abbiamo contattato Gaetano Scimonelli, artista siracusano, che in questo periodo ha dedicato una canzone con testo e musiche completamente composte da lui a questo periodo e soprattutto alla nostra Italia. Siamo collegati con te, Gaetano, ci senti? Saluto tutto lo staff di Tele1 Tris, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere con voi quest'oggi, anche se virtualmente, non fisicamente. E niente che dire, ho scritto questo brano e in realtà, anzi ce l'ho qua, guarda, io in realtà ho scritto due parole perché mi sono venute dal cuore per tutta l'Italia, per tutti noi che in questo momento stiamo passando un momento brutto per l'Italia e un momento brutto per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo, stanno combattendo per cercare di venire fuori da questo grosso problema, perché penso sia un grosso problema. Queste parole le volevo scrivere in un post, poi io mi sono detto, visto che sono a casa e non sto facendo niente e sono sempre infilato nel mio studio e mi passo il tempo, un po' di musica, la chitarra, l'ukulele, la tastiera, insomma, e ho detto perché non dire queste parole all'interno di una canzone. Quindi venerdì sera, anzi venerdì notte, mi sono messo lì, non avevo sonno e quindi ho buttato giù due note, due accordi e ho aggiunto queste parole che alcuni hanno sentito nella mia canzone, alcuni no, spero l'abbiano sentita tutti, ma soprattutto spero sia arrivata nel cuore di tutti, perché mi sento italiano e voglio che tutti dobbiamo fare ciò che ci viene chiesto e combattere in questo momento brutto. E io propongo adesso di lasciare chi sta ascoltando questo servizio, chi ci sta vedendo, di lasciarvi proprio alla tua nuova canzone, appunto alle immagini video, al testo, alle tue musiche, e appunto presentalo proprio tu, Gaetano. E allora ci tengo a dire che comunque questo brano non l'ho scritto per avere follower, per avere notorietà, per ricavarci qualcosa, ma come ho detto all'inizio, l'ho voluto scrivere per tutti noi, per tutti gli italiani. Il brano l'ho voluto chiamare Questa si chiama Italia. Ce la faremo. 2020, qualcosa di strano, un fulmine a ciel sereno, ma noi non demordiamo, perché siamo tanti, ci vogliamo bene, perché noi siamo italiani. Da una settimana tutti chiusi dentro casa, da Milano a Ragusa, separati dagli amici, dai parenti, dai nemici, ma vicini a tutti quanti, anche se portiamo i guanti, rispettiamo tutti quanti. Un decreto è stato emesso per bloccare questo mostro che non vuole regredire, e per farlo noi sparire lo dobbiamo debellare, ci dobbiamo concentrare, non dobbiamo mai mollare. Questa si chiama Italia, la terra dell'amore, dove c'è calore ed ogni suo paesaggio ci riempie il cuore. Sei una stella, questa è un'altra sfida da aggiungere nella storia. Care concittadine e cari concittadini, l'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente, con piena trasparenza e con completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. Sembra un film tutto questo, spero non ci prenda gusto questo mostro maledetto che ha già fatto tanta strada per raggiungere la mia gente, quella che non c'entra niente, dagli anziani ai bambini, proprio questi non si tocca. Ti sei fatto male i conti, la mia terra non ti teme, quindi ascolta le parole di questa mia canzone, le abbiamo scelte tutti insieme perché siamo italiani, e davvero italiani, vinciamo sempre insieme. Questa si chiama Italia, la terra dell'amore, dove c'è calore ed ogni suo paesaggio ci riempie il cuore.
cielo sei una stella. Questa è un'altra sfida da aggiungere nella. Questa parte la riservo per coloro che nel mondo stanno studiando per fermarlo, rischiando tutto il giorno, quindi a loro va rispetto e vanno ringraziati per fare tutto questo e lasciare i loro cari. Scienziati, dottori, virologi e infermieri, ragazzi come noi che lo fanno per mestiere. Non avevano previsto di arrivare a tutto questo, ma anche se lontani loro sono italiani. Questa si chiama Italia, la terra dell'amore, dove c'è calore ed ogni suo paesaggio ci riempie il cuore. Bella del mondo sei la perla, dal cielo sei una stella. Questa è un'altra sfida da aggiungere nella storia. L'insidia di un virus nuovo che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, iddio la creò. Questa si chiama Italia, la terra dell'amore, dove c'è calore ed ogni suo paesaggio ci riempie il cuore. Bella del mondo sei la perla, dal cielo sei una stella. Questa è un'altra sfida da aggiungere nella storia. Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza. Stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini delle cosiddette zone rosse. Li ringrazio per il modo con cui stanno affrontando i sacrifici